Siete già in sciopero da ieri, qual è la situazione? La situazione ancora non è, fino ad oggi non è cambiata, perché nessuno si è degnato di darci qualche notizia e di riferirci la situazione com'è per questi stipendi arretrati. Quanti sono i mesi? I mesi sono settembre, ottobre e poi di gennaio e la cassettina di giugno, luglio e agosto. Non è solamente una questione di stipendi, ma rischiate addirittura anche... Sì, anche rischiamo il posto di lavoro. Come fa lei a sopravvivere? Come facciamo a sopravvivere? Andando dai genitori a chiedere risorse, perché qui ci hanno buttato sul lastrico, ci stanno rovinando completamente e nessuno si mette avanti a darci una mano, perché tutti quanti dicono sì, non ci sono problemi, sia il sindaco, sia l'ente appaltante, sia le ditte, sia la prefettura, però tutti si fanno belli a parole, però a fatti non conclude nessuno. Aspettate delle risposte in tempi molto brevi? Sicuramente, speriamo oggi, verso mezzogiorno, ancora stiamo aspettando delle risposte dall'azienda o chi per loro, così il commissario. Anche lei è tra i lavoratori coinvolti? Come sì, fa? Anche io come gli altri colleghi qua sono coinvolti nella stessa situazione. E niente, avanziamo i mesi di settembre, ottobre, gennaio e la cassetta di luglio, agosto, settembre, ottobre. Naturalmente venire al lavoro senza questi mesi versati e tutto non è più possibile, diciamo, andare avanti. E quindi cerchiamo una svolta una volta per tutte. Lei ha famiglia? Certo, io ho famiglia e una figlia, diciamo, e continuo a venire a lavorare nella speranza che le cose si sistemino. Cosa si aspetta dalla giornata di oggi? Io mi aspetto che chi di competenza, il prefetto, chi per lui, faccia una mossa per dare una svolta a questi lavoratori, perché non è che si parla di 10-20 lavoratori, siamo un sacco di persone. Quanti siete? Ma in questo momento saremo circa 100 almeno, un circa 100 qua più gli altri cantieri, il totale saremo un 600 persone che siamo nella stessa situazione.